Vincenzo credo che sia abbastanza soddisfatto di quello che fa la sua mamma. E se io faccio queste cose è perché lui mi dà il coraggio e la forza di farlo. Chi fa del male paga, paga sempre. Almeno la giustizia in questo caso per quanto riguarda la giustizia siamo soddisfatti. In questo caso ha funzionato anche bene, molto bene. Ho pensato a Vincenzo e ai fratelli, a tutta la mia famiglia. Un minimo di soddisfazione c'è. Non chiedere assolutamente niente, va bene così, perché tanto chi fa del male paga, paga sempre. Almeno la giustizia in questo caso per quanto riguarda la giustizia siamo soddisfatti. In questo caso ha funzionato anche bene, molto bene. L'unica cosa mi dispiace per la famiglia di lui, che non hanno colpa. Il dispositivo letto ha confermato in pieno la sentenza di primo grado, quindi ha rigettato l'appello proposto da Ciro Guarente ed ha confermato la condanna all'ergastolo. Siamo soddisfatti sotto questo profilo, sotto il profilo processuale, perché l'impianto accusatorio si è rivelato granitico, solido e tutta l'abile difesa del Guarente era incentrata sulla concessione delle attenuanti generiche e questo non c'è stato. Noi auspicavamo che restasse immutato la condanna proprio perché l'efferatezza del delitto e le modalità nella fase successiva, quella cioè relativa alla distruzione del cadavere, erano di tale gravità da non poter consentire nel modo più assoluto la concessione delle attenuanti generiche. Giustizia è stata fatta anche se in questi casi non ha vinto nessuno, però sicuramente è importante che la società e tutti quanti noi possiamo ancora affidarci ad una giusta sentenza, perché la giustizia è fondamentale, è importante credere nella giustizia. Siamo soddisfatti. Era un essere speciale, ma speciale sul serio. E me ne sono accorta, cioè, tenendolo giorno per giorno vicino, sì, i tuoi figli sono speciali, però conoscendo come si comportava al di fuori della famiglia, con gli amici e con tutte le persone che lo incontrava, mi ha rincuorato tantissimo. E sapere che era un angelo, ma davvero un angelo, non per modo di dire. Vincenzo credo che sia abbastanza soddisfatto di quello che fa la sua mamma. E se io faccio queste cose è perché lui mi dà il coraggio e la forza di farlo. Perché Vincenzo era una persona talmente dolce e sensibile, di un'educazione estrema. E credo che sia orgoglioso della sua mamma.